Salve a tutti ragazzi, bentornati su Brake2Play, rieccoci qui con Attila Total War e siamo nell'anno 425, in primavera precisamente. E come vedete stiamo guardando Milano di proprietà dei Marcomanni, che in questo momento è sotto assedio da parte delle forze Unni. Il volere di Tengri, un esercito guidato da Sunicas, sta tenendo sotto scacco Milano. Allora, vi aggiorno sulle novità dall'ultimo video che ho registrato. Come vi ho detto, sarei andato un pochino avanti da solo per controllare insomma tutto quanto, risistemare il nostro sistema economico, perché era un pochino, faceva un po' acqua a tutte le parti, e quindi andiamo a vedere nella mappa panoramica. Allora, nuove province che abbiamo. Ho preso queste due province, le ho acquistate perché sia i Rugi, l'avevamo già visto, sia i Burgundi sono entrati in modalità orda e quindi se ne sono andati. Ho comprato anche questa provincia qua giù, questa qui appartiene ancora ai Marcomanni, sarebbe il caso si levassero di culo, però comunque appartiene a Marcomanni, quindi dobbiamo accettare questa cosa. E abbiamo dei rapporti abbastanza positivi con tutte le fazioni qua, come vedete. I primi rapporti negativi iniziano qua giù in fondo. Allora, gli Unni hanno fatto veramente tanto casino da queste parti, sono arrivati qua in questo momento e stanno affrontando i Marcomanni. Non siamo ancora entrati in guerra con gli Unni e non penso che ci entreremo adesso. Potrebbe essere questa sia una cosa positiva sia una cosa negativa, nel senso, se aspettiamo troppo potremmo perdere degli alleati importanti, perché magari se li facciamo affrontare da soli gli Unni non riescono a resistere, quindi appunto muoiono. Mentre se appunto entriamo ora in guerra con gli Unni rischiamo di venire attaccati da diversi fronti, perché la cosa secondo me molto sbilanciata delle fazioni che non sono in modalità normale, quindi sono in modalità orda, è che effettivamente sono difficili da abbattere, perché hanno magari un esercito qui, un esercito qua su, un esercito qua giù, che appunto non hanno uno stato dove se li vai a attaccare si concentrano lì e riesci a distruggerli facilmente. Quindi appunto per questo motivo sto un pochino aspettando questa cosa. Allora, cosa possiamo fare per adesso? Intanto i nostri guadagni sono abbastanza in positivo, stiamo facendo un'altra ricerca sempre civile. Qui, questa provincia qui, ho costruito una non mi ricordo come si chiamava l'edificio prima, comunque fra un turno avremo l'edificio di secondo livello, la piccola miniera d'oro, ci darà un meno 5 all'ordine pubblico. Questa cosa vedremo di risolverla quando avremo costruito anche questa. E appunto vedremo di guadagnarci tanti soldi, perché come vedete 1200. Qua sopra invece abbiamo il nostro gioielliere qui, che ci dà altri 1500 dal commercio, commerciante di Ambra, e sembra che tutto stia andando bene. Dobbiamo ancora migliorare diversi edifici, dobbiamo ancora sistemare alcune zone distrutte, sia qui sia anche e soprattutto nella zona qua della Gotiscanza, perché ovviamente abbiamo appena acquistato questi territori, quello di Auscalis, quello di Gotiscanza, però insomma ci dedicheremo un po' dei nostri averi. Una cosa che potrebbe essere interessante fare, ragazzi, stavo guardando un'occhiata qui in questa zona. Dobbiamo completare questo vittoria secondaria, perché poi dovremo scegliere vittoria militare o vittoria culturale e poi arrivare al trionfo divino, che è la vittoria definitiva. Come vedete qui, sopravvivi fino a primavera 425, ci siamo. Dobbiamo assumere il controllo di 30 insediamenti, quindi ci mancano 3 insediamenti, mantenere il controllo della Scanza, che ce l'abbiamo, razziare 4 diversi insediamenti, ne abbiamo razziati 5, ricercare 10 tecnologie, ne abbiamo 23, e guadagnare 5.000 dalle incursioni e mantenere 20 unità navali. Quindi quello che dobbiamo fare è guadagnare più soldi dalle incursioni. Visto il nostro rapporto diplomatico con il mondo, penso che la cosa migliore potrebbe essere andare a rompere le palle a queste fazioni piccole, come la Settimania, che ci potrebbero anche dare un ottimo appoggio nel Mediterraneo. Come vedete, in pratica questa regione della Narbonensis appartiene in parte ai Marcomanni, in parte alla Settimania e in parte è desolata, quindi questo dovrebbe essere tipo regione Aquae Sextiae, dovrebbe essere tipo Marsiglia. Conquistando questi due territori avremo la possibilità di avere uno sbarco, un porto nel Mediterraneo direttamente, saltando tutto il giro che dobbiamo fare dalla Spagna. Qui nella regione della Spagna io direi di aspettare per il momento, di intrufolarci, perché comunque il piano migliore potrebbe essere, in questo momento come vedete stiamo controllando tutta la costa dai Pirenei fino alla Germano-Sarmazia, anche questa via è tutta una zona desolata, ma ho paura di entrare troppo nell'entroterra e rischiare appunto con gli Unni, perché gli Unni probabilmente verranno a nord fra poco. E quindi io direi di iniziare proprio con la, delle incursioni nella zona della Settimania. Quindi possiamo procedere verso i loro territori, che dovrebbero essere questi, ok? Andiamo a vedere intanto qui cosa vediamo, perché potrebbero esserci anche cose interessanti. Qua sotto abbiamo 100-1 di ordine pubblico. Qui non riusciamo ad arrivarci in questo turno, ma ci arriveremo nel prossimo. Vedremo insomma quanto ci costa risistemare questo edificio, cioè questa città, e poi quanto guadagniamo dalle incursioni qui. Questo tizio qui che ha pochissimi uomini lo teniamo qui per adesso, perché ci fa stare buono l'ordine pubblico e ne abbiamo bisogno. Ok, penso di non dover fare altro. Andiamo a vedere le nostre province. Come vedete ragazzi sono tutte in positivo o in negativo ma in crescita, quindi come vedete la Scanza è a -7 ma +5, la Gotiscanza è a -22 ma +7, l'Aquitania è l'unica provincia che non controlliamo interamente, e perché Burdigala è di proprietà dei Marcomanni. In Vetrana inferiore è scoppiata una piccola epidemia a Secontium e stiamo già abbattendo, se non sbaglio, un edificio, no, abbiamo già realizzato un pozzo, ok. Questo pozzo qui ci dà servizi sanitari +1 a tutte le città, quindi in questo momento abbiamo il vaiolo pestilenza, dobbiamo aspettare che passi questa cosa per rivedere i servizi sanitari. In questo momento abbiamo 0 i servizi sanitari, quindi -5 +5, questo qui ha tali servizi sanitari 7, attuale squallore 1, anzi no, qui abbiamo, scusate, sì, abbiamo 5, qui non ce lo dice, però qui abbiamo 5 -0, quindi 5 positivo. Ok, abbiamo dei problemi di cibo in Britannia Superior che potrebbero essere risolti con il miglioramento di magari questo edificio qui, trasformandolo in un barcadero peschereccio. Abbiamo dei problemi in Caledonia e Hibernia, ma potremmo risolverli ampliando questo edificio, quindi insomma sono tutti problemi risolvibili. Stiamo guadagnando 8109 per turno e le cose stanno andando abbastanza bene, devo dire. Ok ragazzi, quindi io direi di fare fine turno e vedere un pochino se succede qualcosa. Rieccoci qua, niente di particolare, abbiamo fatto un accordo di transito militare con gli Alemanni che ci hanno chiesto, va bene. Demolizione completata, terreno sacro in Caledonia e Hibernia, ok. Per quale motivo abbiamo demolito il terreno sacro? Ah, probabilmente per fare un pozzo, perché come vedete qui abbiamo dei servizi sanitari -2, quindi sì, dobbiamo tirarla su questa situazione. Allora, abbiamo 8106, intanto io direi di andare a vedere quanto ci costa questo insediamento, penso tanto, 8840 invece, non troppo, quindi non facciamo nulla comunque per adesso. Entriamo nei territori della Settimania e andiamo a stare in modalità assalto. Come vedete facciamo incursione nella regione locale sulle rotte commerciali in cerca di ricchezza, quindi andiamo a fare questa cosa qua e vediamo quanto guadagneremo nel prossimo turno. Non penso che guadagneremo tanto, dobbiamo arrivare a 5000, però non penso guadagneremo tanto, ma potrebbe essere appunto un ottimo risultato anche solo conquistare la città di Narbo, perché come vedete è il porto, quindi appunto ci permetterà di costruire navi da mandare direttamente nel Mediterraneo invece di dover circumnavigare la Spagna e comunque tutta la penisola iberica. Dunque abbiamo diversi soldi, con questi soldi io direi che potrebbe essere il caso di, addirittura qui possiamo portare a livello 3, ricchezza +1500, ordine pubblico -10, squallore +6, mamma mia, lasciamo perdere. Questo qui potrebbe essere il caso di fare questa cosa qui, abbiamo 107 di cibo, no, aspettate, diamo un'occhiata prima a questa zona qui, quindi smantelliamo ancora una volta questo edificio. Qui abbiamo la possibilità in Gotiscanza, non ci sono grandi problemi in Gotiscanza, abbiamo 35 di cibo, quindi per adesso non starei a potenziare molto, forse questo qui potrebbe essere il caso, ma andiamo a dare un'occhiata anche nelle altre province. Questo bel terreno di caccia ci aumenta la produzione di risorse, anche se aumenta lo squallore. In questo momento lo squallore è alla grande, quindi possiamo investire 3200 in questa cosa e direi di lasciarci qualche soldino per noi, perché questo edificio in rovina, il pozzo lo possiamo portare a livello 2, potrebbe essere il caso, altrimenti qua sopra abbiamo già avviato la costruzione di quello. Qui abbiamo un terreno libero, allora attenzione, questo qui può essere già migliorato, un sommo di cibo meno 100, però ci dà ordine pubblico più 9, possiamo reclutare guerrieri scelti e signori nordici con lancia, probabilmente sono unità molto forti. Aumenteremo del 15% la velocità di circa in tutta la fazione. Qui quali sono i problemi? Qui a Rotomagus abbiamo dei problemi di squallore. Ma a quanto pare non possiamo fare... Ah no, artigiano... No, non possiamo fare il pozzo. Quindi dovremo vedere, ragazzi, di resistere a questo squallore. Che probabilità di, abbiamo 2% di probabilità di scoppio dell'epidemia e possiamo eventualmente anche, come vedete, migliorare questa produzione di sale. Abbiamo già diverse risorse strategiche, andiamo a vederle dalla mappa. Le risorse strategiche che abbiamo dovrebbero, queste, filtro risorse, sì esatto. Allora abbiamo legno, piombo, ferro, pellicce, sale 2 volte, legno 2 volte, come vedete anche qui, oro. Ci mancano le gemme che sono qui. Le tinture dovrebbero essere, esatto, il vino e l'olio. L'olio si trova qui e il vino si trova qui. Il vino lo possiamo ottenere senza alcun tipo di problema. Vedete, in pratica, prendendo la provincia della Settimania, la regione della Settimania e anche comprando questo pezzo qui accanto avremo tutto un territorio unito, un pochino spezzettato perché stiamo girando attorno ai possedimenti dei Marcomanni. Però miglioreremo, insomma, la nostra possibilità economica perché aumenteremo il numero di risorse che abbiamo. Come vedete le gemme sono anche qua su, quindi praticamente in questo momento abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 risorse, potremmo ottenere 7, 8, poi ci mancherebbe 9, 10 e non ne vedo di altri tipi. Ah no, abbiamo anche il marmo, questo è il marmo, che come vedete si trova in Liguria, la Liguria appartiene all'Italia, oppure potremmo andare a rompere il cazzo ai separatisti romani che però hanno già qualche territorio, non sono gli ultimi degli stronzi, vabbè, vedremo più avanti. Qui sotto dovremo avere invece proprio l'impero romano di Occidente. Ci penseremo e vedremo un pochino qual è la cosa migliore. Comunque intanto non so quanto ci facciano guadagnare questi. Ce lo dici? Quanto profitto previsto? Andiamo nelle nostre casse, vediamo, altro 3199, altro probabilmente commercio, popolazione immigrata, tasse, totale introiti, totale spese, ordine pubblico più basso in Gotiscanza, ma tanto migliorerà. Commercio, riepilogo, vediamo se qui abbiamo saccheggio 0, noi erano incursioni, quindi dobbiamo vedere militare, introiti, militare, saccheggio 0, assalti mercantili 199, penso che sia proprio questo 200 per turno che ci guadagniamo in più, va bene. Dunque abbiamo detto che ci costa circa 9000 prendere questa cosa, sì va bene, però continuiamo dopo a guadagnare soldi sulle spalle della Settimana. Oh, 8840, non fare nulla amico, abbiamo 4000? Ah, l'abbiamo già spesi, ok, quindi direi sì, di tornare qui e rientrare in modalità un cazzo, quindi va bene, stiamo di qua. Ok, facciamo fine turno, 8007, sì, infatti vedete ci guadagniamo circa 200, eravamo 8009 prima. Allora abbiamo un esercito a Gotiscanza che serve a tenere l'ordine pubblico buono, stiamo muovendo delle nostre spie nei territori a sud, una delle nostre spie nei territori a sud per dare un'occhiata a quelli che sono i possedimenti delle altre fazioni. Come vedete c'è tanta desolazione, hanno fatto davvero terra bruciata agli Unni. Ora, lasciarli fare troppo non è costruttivo per niente perché appunto possono diventare molto forti, I Lugi ci vogliono fare entrare in guerra contro gli Unni, ma per adesso rifiutiamo. Anche i Burgundi, come vedete sono arrivati qua giù i Burgundi, ma rifiutiamo. Probabilmente anche i Lugi ce lo chiederanno, guardiamo, Rugi appunto. Quindi io direi per adesso di aspettare di entrare in guerra con gli Unni. Guardiamo anche che effetto avrà l'attacco a Mediolanum. Se riescono a conquistare Milano saranno veramente vicini ai nostri territori, perché praticamente non saranno confinanti, ma ci siamo. Allora, intanto c'è un figlio illegittimo, lealtà vacillante per Knutra. L'agente scoperto Fandral, demolizioni completate di edificio in rovina in Gotiscanza. Andiamo subito lì e ricontrolliamo quali sono le nostre possibilità di costruzione. Allora, Gotiscanza, abbiamo già realizzato questo, questo e questo. Il pozzo è già fatto. Andiamo a dare un'occhiata, ragazzi. Penso che non ci siano problemi per quanto riguarda la religione da queste parti. Assolutamente no, come vedete stiamo portando la nostra religione, quella verde, stiamo portando la nostra religione un po' ovunque. Qui erano assolutamente paganesimo celtico, invece adesso come vedete è stato superato al paganesimo germanico. Qui ancora è maggiore il paganesimo celtico per qualche punto percentuale, qui invece il paganesimo germanico fa la parte del padrone. Dovrebbe essere la stessa cosa qui, sì, non in maniera così, questa è una regione comunque dove sono passate molte culture come vedete. Qui è primo ma non così tanto, e qua sotto invece domina. Qui in Gotiscanza c'è praticamente solo quello, quindi nessun tipo di problema per quanto riguarda la religione, non ci serviranno edifici religiosi. Potremmo invece vedere di fare degli edifici che ci aumentano la produzione, quindi l'artigiano. C'è la possibilità di reclutare guerrieri nordici e possiamo fare appunto guadagnare dalle attività produttive. Allora abbiamo 12.000 in saccoccia, questi 12.000 possiamo investirne quasi 9.000. Mediolanum è ancora sotto scacco, probabilmente vogliono ridurla in cenere senza fare un assalto. Qui colonizziamo questa città e andiamo a reinvestire subito un po' dei nostri soldi nella costruzione del centro cittadino. In questo momento abbiamo 20 di ordine pubblico da queste parti. Io direi quindi subito di uscire, no, meno 2, quindi vabbè, stiamo un attimino qui dentro e poi vedremo. Facciamo fine turno, anzi con questa zona qui cosa possiamo fare? Dobbiamo aspettare che questo venga realizzato. Poi probabilmente potremo migliorare questo edificio in rovina. Intanto facciamo quindi fine turno. Ring, il nostro re, ha un'abilità non assegnata. Ring? Ok. Cosa gli diamo? Dunque, è un governatore lui, quindi io direi cibo più 5 per via della presenza di personaggi, e poi gli possiamo dare anche capacità di reclutamento dell'esercito più 1, che è buono come cosa. Ok, lui è governatore della Frisia e re supremo dei Gheati. Direi quindi di fare fine turno e di vedere un pochino cosa ci attende in questo passaggio di turno. Allora, il nostro agente si sta... Oh mio Dio! Porca troia, Attila, ragazzi, è lì. Vedete il re? Quello è Attila. Ci sono 4 eserciti a 20 unità che stanno circondando Virunum. E... un altro esercito lì e un esercito a Mediolanum. Il fatto, ragazzi, la mia paura è che colpire... tutti insieme gli Unni riusciamo tranquillamente a scacciarli. Colpire solo io gli Unni, questo vuol dire che io partecipo in maniera attiva alla guerra, prendo i culi e gli altri stanno lì a guardarmi. Un po' quello che sto facendo io adesso, cioè però io ho detto non partecipo alla guerra, non voglio fare la guerra, quindi va bene. Mi sono assegnata richiesta religiosa. Gli auguri parlano chiaro, gli dei vogliono il sangue, prepariamoci alla guerra. Entra in guerra con questa fazione separatisti romani, tu ne rimasti 9, supporta il paganesimo germanico. Più 10 bonus per la presenza del paganesimo germanico in tutte le province, che è buona come cosa. Oh, finalmente qui possiamo migliorare questa. Abbiamo 8000 dineri, quindi qui io direi di non fare un cazzo per adesso. Siamo a 20-15, vediamo di entrare nel territorio degli altri, avremo un meno 7, cazzo. Siamo già nel territorio altrui, vero? Facciamo un altro piccolo passo e vediamo di entrare in modalità assalto. Ci vorrà un bel po' a guadagnare questi soldi, ma ci va bene. Dunque, questi sono eserciti, ragazzi, dei Marcomanni, che probabilmente vengono a supportare. Questi cosa sono? Gli Ostrogoti. Diamo un'occhiata un attimino alla mappa strategica. No, sì, questa, ma con gli eserciti e senza la divisione, ma con territorio della fazione. Ok. Unni, separatisti romani d'Occidente. Qui ci sono i... cosa sono questi? I Lugi. E questi Unni stanno attaccando a quanto pare gli Ostrogoti. Allora, noi siamo ancora lontani perché devono attraversare Marcomanni e Alemanni prima di arrivare ai nostri territori. Però fondamentalmente abbiamo tre eserciti grossi, 4 eserciti grossi e una flotta. Questo è un esercito per modo di dire, quindi potrebbe essere il caso di... non so se è conveniente reclutare un altro esercito per far calare questo nostro guadagno per turno o no, perché dobbiamo ancora migliorare un sacco di edifici. Per esempio questo qui, portiamo l'ordine pubblico a -2, questo è 0. Dunque qui abbiamo un sito di costruzione vuoto, che è sicuramente il caso di farci un... No, un artigiano, maledizione. Vogliamo un cazzo di pozzo. Allora non possiamo fare un pozzo, non so per quale motivo. Lugdunum forse è troppo nell'entroterra, immagino. Qui abbiamo un bel casino di ordine pubblico, di servizi sanitari. Questo è buono, però ci dà consumi cibo 100. O tiriamo su, ragazzi, il più possibile la roba produttiva, però siamo già a -7 in questo momento, non è proprio la cosa migliore. Vabbè, intanto direi di giocarcela con calma. Qua sopra com'è la situazione? Qui abbiamo un pozzo che può essere ancora migliorato, qualcosa di 1700, oppure ci teniamo da parte questi soldi e magari andiamo a prenderci questa città qua su. Città di Danzica dovrebbe essere, vero? Duna, cioè dovrebbe essere anche Danzica da queste parti, no, forse è quella. Duna è la Danzica di oggi, cioè la Danzica di oggi. Qui abbiamo 3 o 4 città, perché mi sembra, ragazzi, che in questo gioco qua Cariscos è di un'altra provincia. Sì, tutte le province hanno 3 territori, a differenza di Rom, che alcune province avevano 3, alcune 4, insomma dipende dall'importanza della provincia stessa. Invece qui tutte le province hanno 3 regioni, e quindi appunto è una meccanica un po' differente. Dunque, qui, ragazzi, come vedete l'Italia si è presa un po' di territori. E qui questi Unni stanno rompendo il cazzo a Marcomanni. Ci può fare comodo che rompano il cazzo a Marcomanni fino a un certo punto, però ci garberebbe prendere questo insediamento a noi, per il resto ci importa anche una sega. Ma andiamo a dare un'occhiata nella regione qua su di Eblana. Quanto conta il nostro... Sì, vabbè, questa è una flotta minuscola, quindi magari possiamo vedere di reclutare nuove navi. Dunque, predoni nordici, qui abbiamo dei predoni pesanti nordici, e sono questi. Questi sono... nave leggera d'assalto, nave leggera d'attacco ravvicinato. Questi cosa sono? Tromonarion con fuoco greco. Ok, penso il fuoco greco siano le cose di pesce che scoppiano. Quindi io direi di fare un paio di queste, 3 di queste e 2 di queste. 3 turni? Va bene. Un turno ci va bene. Facciamo una bella flotta, ragazzi, e la mandiamo verso sud. Ok, allora questa regione qui ha un bel 7 di ordine pubblico, che quanto deriva dalla presenza militare è proprio 7. Però potremmo vedere di migliorare questo. Taverna sblocca l'arruolamento dei mantelli di lupo. La regione di Ird sblocca l'arruolamento di Ird. Allora, questa sala grande l'abbiamo già fatta sotto. Penalità dell'ordine pubblico per l'immigrazione -15, ricchezza +1000 derivante dalla cultura, ricchezza +500 derivante dalla cultura. Permette il reclutamento di campioni. Direi di fare questa, almeno abbiamo anche un altro tipo di agenti. Andiamo a dare un'occhiata alle nostre unità. Il nostro Bard, che si trova da queste parti, io direi di mandarlo a sud per vedere se ci fosse la presenza di eserciti degli Unni. Il nostro uomo qui, questo qui dovrebbe essere proprio guidato da Attila guidato dal generale Attila 634. Ragazzi, potremmo tirare fuori una magia dal cappello e uccidere Attila. Ma ce la facciamo arrivarci un turno? No, mi sembra di no. Ma forse sì. Uccidi, guardiamo un attimo, uccidi. Uccidi il personaggio, 50-50. Non possiamo ucciderlo, come vedete. Massimo ferito. Però questa cosa qui dovrebbe... un altro esercito. Questa è una città. Tieta degli agenti, uccidi, fallimento parziale. Quindi non siamo riusciti a uccidere il generale Attila. Qui ragazzi, 4 eserciti, buttarli giù è veramente un casino. Anche perché poi c'è un altro qui, un altro... mamma mia. Amico, vieni a Londra. Tanto qui l'ordine pubblico dovrebbe rimanere stabile, vero? Deve rimanere a 0, esatto. Mentre a Londra tanto alla grande in positivo. Vieni direttamente di sotto, perché poi ti manderemo a combattere questa guerra. Dobbiamo partecipare a questa guerra, assolutamente. Non possiamo permettere che questi arrivino in Italia, perché se stabilissero una base forte in Italia, queste truppe... rischieremo davvero tanto. Quindi io direi di scacciare intanto quelli da Milano. E abbiamo un esercito qui che è in grado di farlo. Questa cosa delle incursioni la possiamo rimandare anche a dopo, quindi evitiamo anche subito di peggiorare i rapporti con quella fazione. Qui dovremo... addirittura abbiamo... stiamo facendo incursioni nei nostri territori, ma non importa. Quindi facciamo fine turno e vediamo un attimino se ci sono novità sul fronte della guerra contro gli Unni. Guerra praticamente mondiale, ragazzi, perché se vi faccio vedere i rapporti degli Unni con le altre fazioni, ci sono 2 stati che hanno rapporti positivi con gli Unni perché sono stati clienti degli Unni. In pratica gli Unni conquistano i territori, creano, invece che occupare i territori, soggiogano i popoli che vivono lì. I Rugi ci chiedono un'alleanza militare. Noi abbiamo un'alleanza militare in questo momento con Turingi, Burgundi, Lugi, alleanza difensiva con Rugi e Alemanni. Non siamo, siamo solo in commercio con i Marcomanni. Ci può andare bene, con un pagamento di 100 è praticamente giusto, simbolico più che altro. Quindi appunto gli Unni conquistano le città e creano delle fazioni. E queste fazioni rimangono stati clienti degli Unni, quindi è questa la situazione che c'è qui. Dunque, lealtà vacillante per Knutra, che è l'Usa Aquitania. L'Usa Aquitania dovrebbe essere quell'altro, questo qua. Ok. Abbiamo in questo momento 10.000 in saccoccia. E vediamo ragazzi, incursione... come vedete, sì, ci siamo presi queste incursioni da parte del nostro stesso esercito. Purtroppo l'ho spostato. Vediamo di portarlo a Aquae Sextiae, guardiamo di tenere l'ordine pubblico in positivo, perché non ha senso fare le corse adesso per fare, insomma, per guadagnare qualche spicciolo. Magari lo facciamo più avanti, quando sappiamo effettivamente cosa è meglio fare. Dunque potrebbe essere il caso di fare un pozzo da queste parti. Come potrebbe essere? No, potrebbe essere più il caso di fare un centro cittadino. Ci guadagniamo 3 di ordine pubblico, in questo momento siamo a meno 7. E di migliorare anche questo. Andiamo a vedere in Gotiscanza, ragazzi, con 5.000 cosa ci facciamo. Sto dando la priorità naturalmente agli edifici nuovi, quindi a questi qua. Scuola ordine pubblico meno 2, scuola lore più 4. No. Facciamo intanto un pozzo di secondo livello e l'artigiano. Dunque guardiamo cos'è che ci guadagniamo di più. Ricchezza più 4,50, ricchezza più 4,50, ricchezza più 3,50, ricchezza più 3,50, ricchezza più 7,50. Allora il tagliatore di ossa ci dà guadagno preciso, tanto guadagno, fine, però solo quello. Poi abbiamo quell'intermedio, ovvero costi di costruzione meno 4 e ricchezza più 4 davanti agli edifici commerciali, che ci danno un buon guadagno. Malus minore all'ordine pubblico, come vedete, meno 2, e poi un secondo effetto. Mentre questi qui ci danno appunto guadagno ancora inferiore, 350, ma ci sbloccano l'arruolamento di nuove unità, quindi onagro, archi nordici o razziatori nordici. Io direi che potrebbe essere il caso, ragazzi, di fare questa cava di argilla, che ci darà ben 4,50 di guadagno e oltretutto ridurremo i costi di costruzione di questa zona che deve ancora espandersi molto, quindi è utile. Allora, come procede l'assedio di Virinum? Qui, mamma mia, l'assedio di Mediolanum. Stanno arrivando degli eserciti dei Marcomanni da nord, i Tritasce. Andiamo ragazzi a contattare i Marcomanni. Io voglio stabilire un rapporto diplomatico positivo con i Marcomanni. Abbiamo un accordo, patto di un'aggressione, commercio e transito militare. Facciamo un'alleanza difensiva. Hanno rifiutato la nostra offerta, mentre un'alleanza militare, probabilità di successo basso. Non vogliono fare questa alleanza con noi. Probabilmente, non lo so per quale motivo. Comunque sono una fazione molto forte, grado di forza 7 ragazzi. Dunque probabilmente abbiamo peggiorato un pochino i rapporti con loro perché abbiamo fatto le azioni, no non è vero, azioni militari contro i britannici sono -1, grande potere soprattutto ci peggiora la situazione. Guardiamo un attimo se per esempio Marcomanni, se noi vi diciamo partecipa alla guerra contro gli Unni, probabilità di successo alto e pagamenti, richiedi pagamento di 4300, probabilità di successo moderato. Ok, ci possiamo guadagnare anche un po' di soldini. Qui ragazzi bisognerebbe anche iniziare a capire quando è utile tenere gli ideali e quando invece è utile unirsi contro il nemico comune. Il nostro Fandral, vediamo di... Facciamo una cosa ragazzi, ostacolare l'esercito, depista l'esercito, raccoglie informazioni. Eccolo qui, andiamo a utilizzare questa abilità per informarci eventualmente su altri possedimenti degli Unni. Fallimento, ok, quindi banane. L'altro nostro agente che sta venendo verso sud, verso i possedimenti sempre dei... questi cosa sono? Sono gli Anti. Vieni verso sud amico e diamo un'occhiata, come vedete troviamo città desolate, iniziamo a trovare città abbandonate dai loro proprietari che potrebbero essere abbandonate sia per il passaggio degli Unni sia per decisioni proprie come hanno fatto i Rugi, cioè hanno preso e si sono levati intorno senza motivi particolari e precisi. Allora, qua come procede il discorso? Quanto abbiamo? 2 turni per il completamento di quella. La città di Narbo. Allora, qui intanto c'è cultura latina. Paganesimo germanico a 19,2 ma immobile. Perché ovviamente non abbiamo alcun tipo di edificio. Quindi dovremo vedere di risolvere anche questa cosa. Allora, quando qui avremo completato in 3 turni questo edificio, avremo, in questo momento abbiamo -7, se invece ci leviamo di torno abbiamo -10, quindi andremo in negativo nell'arco di qualche turno, ma vogliamo reclutare delle unità più serie con questo esercito. L'altra flotta invece che in un turno dovrebbe aver già reclutato tutte le unità che gli avevamo detto, la mandiamo verso sud. Quanto abbiamo di ordine pubblico? Sempre un 9 positivo, quindi nessun tipo di problema. La mandiamo verso sud ragazzi e... la mandiamo sulle coste della Spagna, cioè le coste nordiche della Spagna. Ok, direi che poi è il caso di fare fine turno, ci vediamo fra poco. Ok, rieccoci qui. Allora, non è successo niente particolare, almeno non ho ancora guardato verso sud. Ma no, la situazione è più o meno la stessa, anzi sta arrivando un esercito degli Alemanni qui probabilmente a scacciare questi. Dunque il nostro agente qui, guardiamo se gli riesce a ottenere delle informazioni, ostacolando l'esercito ottenendo informazioni. Agente ferito 8%, vediamo un pochino se ci riesce, 50% di possibilità. Ok, successo importante, il nostro agente ha completato la sua missione con diligenza e lealtà. Quindi abbiamo ottenuto delle informazioni sui possedimenti degli Unni. Dove di preciso? Bisogna stare attenti con gli Unni, possono essere tipo ovunque. Che siano questi, no, questi dovrebbero essere Burgundi, esatto. Che stanno venendo qui a Olbia a disturbare i possedimenti degli Unni. Come vedete questi sono andati indietro a rompere il cazzo agli stati clienti degli Unni. Come vedete ragazzi i Balcani sono ridotti in maceria. C'è Corinzo che è dell'impero romano, separatisti romani, Ma poi per il resto è tutto ridotto in macerie. 4 eserciti, ne sta arrivando un quinto. Questa è un'orda veramente grande, ragazzi, in grado di spazzare via chiunque. Noi abbiamo un esercito, Augusta Trevorum. Vediamo se questo esercito, dunque, ancora 3 posti disponibili, ma non so se è il caso di reclutare altri guerrieri o andare direttamente verso sud. Un esercito da 17 unità è comunque molto forte. Io direi andare verso sud. Questa qui dovrebbe essere la capitale della provincia, quindi addirittura ci potrebbe convenire prenderla. Vabbè, tanto per adesso no, per adesso no. Qui siamo, quanto siamo? 1, dunque meno 15, quanto è dato dall'ordine pubblico? Tanto 22, ma dunque ragazzi, io direi di provarci. Veniamo qua, passiamo dai territori italiani, ma non vogliamo assolutamente fare male all'Italia. Andiamo a parlare proprio con l'Italia e a dirgli: amici, faccio transito militare nei vostri territori, probabilità di successo basso, dai vi pago, perché non vogliamo peggiorare i rapporti con loro, quindi 3000 vi pago. Vabbè, intanto ci leviamo di culo il prossimo turno, quindi. Dunque, guardiamo invece, ragazzi, l'impero romano d'Occidente è tornato alla posizione numero 1, gli Unni a grado 4, ragazzi, abbiamo superato gli Unni, quindi probabilmente stanno prendendo diversi schiaffi gli Unni in questo momento, comunque, perché andiamo a vedere gli Unni, i rapporti diplomatici degli Unni, come vedete, il mondo li odia, quindi devono appunto imporsi. L'impero romano d'Occidente, l'impero romano d'Occidente, che te sei il grado 1, sei la forza più grande del nostro mondo. Io partecipo alla guerra contro gli Unni. Cosa? I rapporti dell'impero romano con gli Unni sono molto positivi. Lo sapete perché? Perché gli Unni sono arrivati che l'impero romano era già stato conquistato dagli Ostrogoti. Quindi in pratica i romani approvano tutto quello che hanno fatto gli Unni, perché hanno attaccato il loro nemico. Però sono in guerra con gli Unni in ogni caso, perché gli Unni sono in guerra con chiunque. Quindi se noi partecipiamo alla guerra con gli Unni, probabilità di successo moderata, no? Non ci vogliono aiutare più di tanto. Va bene, andiamo a vedere invece, vabbè, Marcomanni dopo, quindi l'avevamo già visto. Appunto le possibilità che abbiamo di partecipare a questa guerra facendoci anche pagare. Allora, questo esercito l'abbiamo spostato, questo esercito l'abbiamo spostato, qua su penso che possiamo spostare anche questo, o iniziare a ragionare di spostarlo. Abbiamo una crescita ancora molto bassa, andiamo a dare un'occhiata alle nostre province. Vetrana inferiore in calo, meno 4 da queste parti. Cosa potrebbe essere il caso di migliorare? Forse questo che ci darà più crescita, oppure questo qui che ci darà consumo di cibo meno 40, ordine pubblico più 3. Vai, facciamo questo qui così portiamo ancora più su la nostra religione. Qui abbiamo un calo in Aquitania, ma vogliamo appunto potenziare il nostro esercito, quindi portiamolo qui in Narbonensis. Qui abbiamo la possibilità di espanderci, mi sa, eh? Cioè abbiamo un territorio ancora vuoto, sì. Qui c'era il problema della cosa, dei servizi sanitari, quindi... Vabbè, dunque reclutiamo nuove unità. Io direi di reclutare un'altra di queste. E poi abbiamo, ragazzi, razziatori vichinghi. Costano ben 600. Vabbè, però questi. Fanteria leggera, fanteria media con ascia, 68-56. Come vedete i berserker, ragazzi, hanno un morale enorme, 115 di morale. Cioè un'unità di cavalleria ha 40 di morale, loro hanno 115. Guardate, anche loro 52, molto buono, eh? 115, 34. Questi in pratica arrivano e picchiano fino a che non è morto anche l'ultimo uomo. Sono buoni, sono veramente buoni. Quello che magari ci manca a noi sono degli schermagliatori davvero validi, perché questi qui hanno sì un 90 danno proiettili, però sono schermagliatori a breve distanza. Questi danno proiettili 50, però teoricamente la loro gittata è molto più alta. Io farei 3 unità di loro, 2 unità di loro, 3 di schermagliatori e 2 di cavalleria, 3 di cavalleria. Ok, 3 turni completiamo questo esercito. Nel frattempo qui peggioreremo l'ordine pubblico, andremo a 0 al prossimo turno. Vabbè, tanto ce la facciamo a sistemare la situazione. Qui fra un turno avremo completato il nostro centro cittadino, quindi otterremo ordine pubblico più 2, poi vedremo, insomma, sistemiamo tutto piano piano. Allora, fine turno, ci vediamo fra poco. Ok, eccoci qua. Allora, la nostra spia, ragazzi, è quasi arrivata nei dintorni del... Dove cazzo? Se ne sono andati? Erano qui. Sono andati via. Sono andati a nord. Attenzione ragazzi, gli Unni sono spariti dalla situation, quindi potrebbero essere andati a sud come a nord. Io penso a sud a questo punto. Sì, eccoli qua. Dunque, allora, come vedete noi siamo arrivati da queste parti e gli Unni se ne sono andati, quindi non faremo nessuna battaglia contro gli Unni. Andiamo a vedere un attimino. Eccoli. Oh. Abbiamo trovato gli Unni. Ehi, noi siamo gli amici, noi no guerra. Chi c'è qui? Il generale Heidrek, ragazzi, è anche un buon generale, come vedete molte stelline accanto a lui. Qui cosa possiamo fare eventualmente? Possiamo comprarlo a 9.000. Passavo, io passavo 4 eserciti, ragazzi, porca troia, 4 eserciti tutti lì. Uno qui 4 qui, 2 spie, mamma mia. Cioè, con 4 eserciti a 20 unità. Allora, considerate il fatto che più di 40 unità per parte, se non sbaglio, non ci stanno. Quindi avere 2 eserciti da 20 equivale a avere 10 eserciti da 20 per quanto riguarda la battaglia assalto. Per quanto riguarda la battaglia automatica no, perché vengono considerate tutte le unità. Quindi se ci sono più di 40 unità, quindi più di 2 eserciti completi coinvolti in una battaglia, è sempre meglio fare in modalità assalto. Se questi eserciti naturalmente appartengono al nemico, se appartengono a voi è sempre meglio fare modalità automatica. Se invece appartengono tutte e due, conviene fare, se siete voi in inferiorità conviene fare l'assalto, se siete voi in superiorità conviene fare risoluzione automatica. Allora, guardiamo queste unità. Si basano molto, come vedete ragazzi, sulla cavalleria. Praticamente sono solo unità di cavalleria e tantissimi schermagliatori a cavallo, oltre che sono tutti uguali questi eserciti, come vedete, sì. Tranne quello di Attila, che non è Attila, è questo Attila. Quello qui Attila. Che è... no, questo qui è un pochino differente. C'è un pochino più di fanteria, sempre 2 onagri. Ok, dobbiamo, è un casino, dobbiamo vedere un pochino com'è il discorso. Tu vieni verso sud, poi vediamo. Tanto qui ci sono i Lugi che si sono stabiliti da queste parti, ci va bene. Anzi, vediamo di passare di qua. Questa dovrebbe essere, come si chiama questa città? Non ce lo dice. Ma è la capitale della provincia della Maxima Sequanorum. Allora, qui abbiamo 4-15 di ordine pubblico, qui abbiamo un turno per la miglioria di questo edificio, qui abbiamo ancora 2 turni per il completamento di questo esercito. E facciamo fine turno e vediamo un po'. Lo lascio così ragazzi, non faccio... la cosa veloce, non taglio, perché almeno insomma vediamo tutto quello che succede. Allora, qui intanto stiamo esplorando le cose spagnole, però Sassanide e Unni. Vediamo un po'. Non ci fa vedere niente. Questo mi preoccupa. Preoccupa. Io penso che la scelta di attaccare Attila sia una cosa comunque ragionata, cioè nel senso non ha senso lasciarlo fare, se diventano troppo forti poi è un casino. Quindi già che ci sono ancora delle resistenze da parte dei Marcomanni, transito militare, loro ci pagano 5.000 per il transito militare, 500 non 5.000, va bene, senza alcun problema. Quindi accettiamo la loro offerta e vediamo un pochino il turno degli altri. Queste sono tutte fazioni inferiori, fazioni che non ci interessano. Attenzione, qui ci sono i romani d'Occidente, figlio legittimo, ok. Missione fallita, crea un esercito, ha scuduto. Ah sì, c'era questa missione. Impedimenti politici, hanno fatto andare tutti al loro posto, quindi facciamo naturalmente Ring. Erratur è l'erede, no? No, facciamo... Sì, forse Erratur era l'erede. Comunque, carica tenuta, gli altri, senza alcun problema. Cerchiamo, ragazzi, comunque di non ridurre troppo la gravitas, quindi l'importanza politica del nostro re. Vediamo di passare di fronte alle coste del Portogallo, città dell'impero romano d'Occidente. Città dell'impero romano d'Occidente, dovrebbe essere Lisbona o Lispo, sì, a vederla così anche la disposizione geografica è Lisbona. E quindi questo abbiamo fatto. Allora, accordo di transizione militare concluso, aiutante acquisito, fantaccio addestramento per Sigare, l'esperienza più 3 per l'unità del tiro reclutate, cazzo, costo di reclutamento meno 5. Sviluppo servitù, abbiamo quindi sviluppato la nuova tecnologia. Abbiamo i soldi, ragazzi, per fare queste munizioni più 10 danni causati almeno a distanza per lottisti nordici, schematizzatori nordici, specie stati avanzati la cavalleria pesante, 10.000 tutte e due ci costano. Questo qui ci permette di fare un sacco di roba nuova, oppure facciamo questa e vaffanculo, un turno. Praticamente quelle, ragazzi, sono tecnologie che si pagano in cash, perché un turno per fare una tecnologia è veramente una cosa... ridicola. Quindi questo qui io direi di migliorarlo. Insomma, il cibo squallore più 1, però dovremmo aumentare l'ordine pubblico. E ci sono due eserciti, i Marcomanni sono spariti dalla circolazione. Ci sono due eserciti qui e tre eserciti di qua. Allora, qui abbiamo un esercito a 20 unità. Qui abbiamo un esercito da 17 unità, ma noi, ragazzi, siamo uomini forti, siamo uomini del nord, ho una paura, siamo uomini che non si fanno spaventare. Dopo aver detto una paura è la cosa migliore da dire. Vediamo di reclutare, dunque abbiamo reclutato un'unità mercenaria, facciamo uno di questi e uno di questi. Abbiamo finito i nostri soldi. Allora, questi sono... Ah, tre eserciti! Ah! Però... tre eserciti. Allora, qui c'è anche questo, che teoricamente è un esercito alleato nostro, penso. Dunque... non lo so. Allora, vediamo un attimino, questi sono il tipico esercito 1, questi sono un po' danneggiati, neanche questi, sono tutte unità, sono tutti eserciti a 20, dunque qui avevamo due spie, un esercito degli Unni, strano che ci sia un esercito degli Unni, sono ovunque. Vediamo di andare verso sud allora con questo per vedere se hanno qualcos'altro, ragazzi, perché non è detto che siano finiti, Potrebbero avere... no, qui non penso ci sia niente, tutto desolato, quindi dovrebbero essere... questi dovrebbero essere gli Unni. Salvataggio rapido. Assolutamente, assolutamente. Allora, qui stiamo reclutando un esercito, ci vorranno ancora un turno. Quindi io direi di stare buoni buoni con loro. Vediamo che possibilità abbiamo, solo marcia forzata, con loro uguale. Diamo un'occhiata alla diplomazia degli Unni. Gli Unni sono in guerra anche con l'Italia. Ok, no, perché noi abbiamo un esercito anche italiano lì accanto che penso che possa entrare in battaglia con noi. Ok, ragazzi, nel prossimo episodio ci sarà questa battaglia. Inizierà subito con questa battaglia, quindi come sempre, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, lasciatemi un commento ed iscrivetevi a Brake2Play. Un saluto a tutti da Nicolas, ci vediamo nel prossimo video.